fratelli, sorelle, pace del Signore, un caro saluto a tutti i credenti di Rimini e di tutte le missioni. Anche questa mattina, utilizzando questi canali social, vogliamo insieme meditare, considerare la parola di Dio. Volevo condividere con voi solo alcuni versi delle Sacre Scritture, così come le leggiamo in Ebrei capitolo 11, leggeremo dal verso 8 al verso 10. È scritto così: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. È sinteticamente questa la prima azione che testimonia la fede, in questo caso di Abramo, ma la fede in senso generale. È necessaria l'ubbidienza per poter essere uomini o donne di fede. Riceve questa chiamata Abramo, una chiamata che ha un costo. Abramo è chiamato a rinunciare al suo parentado, a rinunciare alla sua terra, a rinunciare alle sue sicurezze, alle sue certezze, per dirigersi verso un luogo a lui sconosciuto. Partì senza sapere dove andava. Abramo non aveva bisogno di vedere, non aveva bisogno di toccare. Abramo doveva fidarsi delle indicazioni della parola di Dio. E questo Abramo fece. Per questo gli viene riconosciuta questa fede. Noi credenti, similmente, possiamo dire di aver fatto una esperienza dal punto di vista spirituale simile, perché quando Gesù ha parlato al nostro cuore, quando abbiamo ricevuto la sua parola, quando abbiamo sentito forte quella chiamata a lasciare la vecchia vita, il mondo e le nostre abitudini, per seguire il Signore, per seguire Gesù, per seguire i principi della parola di Dio, anche noi abbiamo avuto questa buona disposizione con l'aiuto e l'intervento dello Spirito Santo. Abbiamo lasciato le vecchie e mondane passioni, abbiamo lasciato i nostri vecchi interessi, abbiamo lasciato le nostre ambizioni. Tutto ciò che era di nostro interesse e che mirava alla soddisfazione della nostra carne, di questa vita terrena, e pensavamo che il tutto della vita fosse inseguire questo sogno di felicità, il sentirsi realizzati in qualcosa che con le nostre mani potevamo costruirci. Ed è a questo che ci chiama il Signore. Ci ha chiamato con la sua grazia ad allontanarci, a mettere da parte tutti questi interessi che miravano appunto a soddisfare la nostra carne. Se leggiamo in Tito capitolo 2 dal verso 11, leggiamo infatti che la grazia di Dio salvifica per gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando la beata speranza e la apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. La sua grazia, l'opera che lo Spirito Santo ha compiuto nella nostra vita, la sua parola ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. La chiamata che abbiamo ricevuta è proprio questa. Per grazia di Dio anche noi ci siamo incamminati in questo cammino cristiano, e l'unica cosa di cui noi davvero abbiamo bisogno sono le indicazioni che Dio continuamente dà alla nostra vita, e la parola del Signore, che è un nutrimento per i nostri cuori, per l'anima nostra. Abramo, abbiamo letto, per fede soggiornò. Mi fermo un attimo per considerare questa parola, questo termine. Cosa significa soggiornare se non risiedere temporaneamente in un luogo ben definito?
se non sostare momentaneamente in un certo luogo, pur sapendo che quel luogo non è il luogo di fissa dimora, di residenza. Soggiornò. È questa l'espressione che identifica il tipo di vita che visse Abramo, ma credo che questo termine si addice molto bene a noi credenti, anche noi possiamo non prendere in prestito questo verso, ma possiamo farlo nostro in un modo certo, sicuro. Anche noi stiamo soggiornando in questa vita terrena, che è una vita di passaggio, è una vita che ha sì un luogo ben definito, preciso dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista temporale, del tempo. È un luogo determinato, ben definito. Finisce la nostra esistenza terrena. Questo è un luogo di passaggio, è un soggiorno. E in questo soggiorno c'è anche un'altra caratteristica che sottolinea la parola di Dio, il modo in cui visse Abramo questo soggiorno, e cioè soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. E credo che questa anche sia un'altra indicazione per noi credenti, che ci aiuti a far riflettere che anche per noi il tempo che noi vivremo su questa terra è un tempo limitato, definito. Siamo chiamati a soggiornare, non a costruire per sempre la nostra esistenza, e siamo chiamati anche a vivere come in territorio straniero. E se noi facciamo mente locale, lo straniero è colui che in una terra straniera troverà un linguaggio diverso, troverà un ambiente, una cultura, degli usi, dei costumi, anche delle regole morali, etiche, diverse da quelle che gli appartengono, da quelle che sono sue. E credo che noi come credenti stiamo vivendo da stranieri in questo luogo di passaggio, la nostra realtà terrena. Possiamo dire che noi ascoltiamo un linguaggio che non ci appartiene, possiamo dire che noi stiamo imparando a vivere, come abbiamo letto nelle Sacre Scritture, moderatamente, giustamente, santificando la nostra vita. Stiamo imparando a separarci, e questo termine implica una separazione spirituale, morale, ovviamente. Siamo separati. Il popolo di Dio è un popolo santo, un popolo separato, un popolo appartato. È a questo che noi siamo chiamati. Questo termine si addice molto bene a questo processo che lo Spirito Santo produce nei nostri cuori. Noi siamo stranieri, dobbiamo sentirci stranieri, perché noi viviamo osservando i principi della parola di Dio, che sono diversi, anzi, che sono controcorrenti ai principi che invece si impone la società, il mondo, la nostra generazione. Per cui il nostro cammino è un cammino da stranieri, in terra straniera, un cammino controcorrente, un cammino che è fondato sulle indicazioni, sui principi della parola di Dio. E un altro aspetto importante che leggiamo della vita di Abramo è non solo lui soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende. Questa immagine credo che sia un'immagine molto bella del credente che è pienamente disposto, un credente che veste di quella prontezza per muoversi, per adoperarsi, per lasciare prontamente tutto quello che ha per seguire il Signore, sempre, comunque, in ogni luogo. Se
valido questo sia per quanto riguarda la nostra chiamata a lasciare questa realtà terrena per andare alla presenza di Dio, ma anche per una chiamata al servizio, un impegno maggiore, a un impegno inaspettato, che il Signore possa darci grazia davvero di immedesimarci con queste espressioni della parola di Dio e renderci così pienamente disponibili davanti al Signore, come se abitiamo in tende. La tenda raffigura una dimora dove è molto facile il trasporto, è molto facile il cambiamento di luogo, di posto, la tenda si può smontare, si può trasportare, si può piazzare in un altro luogo. Che Dio ci dia grazia a tutti quanti noi credenti di vivere con questa disposizione di cuore per l'opera del Signore e di essere sempre pronti per l'imminente ritorno di Cristo Gesù. L'idea di non radicarsi sul territorio, sul terreno, di non dire questo mi è stato promesso, questo ho ricevuto, questo è mio, da qui non mi muoverò più, questo mi appartiene, questa è la mia ricchezza. No, no, Abramo visse, avendo lo sguardo rivolto verso qualcosa di più grande, di più alto, verso il cielo, visse vivendo, aspettando la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Così come anche noi, credenti, vogliamo continuare a vivere in questa aspettativa la nostra vita da credenti. Forse qualcuno che sta ascoltando il messaggio potrà dire: beh, Abramo è un uomo che viene riconosciuto come un uomo grande di Dio, un grande uomo di Dio, perché ha avuto fede. Ci sono delle particolarità che distinguono scelte di vita di alcuni uomini, di alcune donne, per dei pregi, per dei talenti, per delle disposizioni che magari hanno ricevuto direttamente da Dio. La parola di Dio dice che se tu credi, se tu ricevi Gesù nel tuo cuore, nella tua vita, similmente, così come Abramo, anche tu per fede puoi seguire il Signore ed ottenere come promessa la salvezza, il dono della vita eterna. La parola di Dio ci parla chiaramente del ritorno di Cristo e di come la sposa, la Chiesa vive questo momento, deve vivere questo momento. In ogni generazione la Chiesa di Dio ha vissuto in questa aspettativa, ha avuto sempre lo sguardo verso l'alto, sapendo proprio che il momento terreno, il momento dell'esistenza di vita terrena è un soggiorno, è un momento limitato nel tempo, sapendo anche che tutti quanti siamo stati chiamati a questa realtà gloriosa, anche se non l'abbiamo vista, ma tutti quanti stiamo aspettando di vedere questa città, di vivere in questa città, il cui architetto e costruttore è Dio. E quindi vogliamo insieme, distogliendo lo sguardo da tutto ciò che produce insoddisfazione, da tutto ciò che produce insicurezza, da tutto ciò che produce incertezza, vogliamo davvero alzare il nostro sguardo al Signore, vogliamo fare queste considerazioni personalmente nella nostra vita e vogliamo dire: Signore, anch'io voglio per fede continuare a camminare avendo lo sguardo verso il cielo, avendo lo sguardo verso le cose di lassù, perché quelle sono eterne, quelle hanno un vero valore. E insieme a voi volevo concludere questa meditazione leggendo in Efesini capitolo 2 dal verso 19, perché è vero che abbiamo detto che la realtà terrena nostra del credente è quella che è vissuta come ospiti, come stranieri, viviamo così
in senso metaforico nelle tende, ma noi stiamo per raggiungere davvero un luogo stabile, un luogo sicuro, un luogo forte. Così dice la parola di Dio in Efesini capitolo 2 dal verso 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Credo che questi versi davvero possono consolare i nostri cuori, possono darci maggiore forza per continuare a riporre tutta la nostra fiducia nel Signore e aspettando questa città gloriosa e meravigliosa. Vogliamo dire, Signore, continua a salvare, usati di me. Signore, fa che davvero il mio cuore sia davvero disponibile ad ogni tuo appello, ad ogni tua chiamata. E insieme vogliamo rivolgerci al Signore in preghiera, vogliamo chiedere che Dio possa continuare a nutrire i nostri cuori con la sua parola. Abbiamo tanto bisogno che questa parola non solo crei la fede, ma la fortifichi anche nel tempo. Abbiamo bisogno, come Abramo, di continuare a fare un cammino e in questo cammino imparare a dipendere giorno per giorno dalla volontà del Signore, a dipendere dalla sua parola, dalle sue indicazioni. Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, quello di cui abbiamo bisogno oggi, quello di cui tu hai bisogno oggi, anima cara, è proprio questa, la parola di vita. Indicazioni dall'alto, indicazioni che Dio ha dato all'uomo. Nel libro del profeta Geremia è scritto al capitolo 29, verso 11: Io so i pensieri che medito per voi, questo dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire. E che possa essere questa la tua fiducia, la tua certezza, sin da oggi. Riponi la tua fiducia nella parola di Dio, nel Signore, non ne sarai deluso. Continuiamo a pregare il Signore per la nostra nazione, per tutti coloro che si stanno adoperando in favore dei tanti infermi che ci sono oggi sul nostro territorio nazionale. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore per la salvezza che tu ci hai donato in Cristo Gesù, ti ringraziamo per questa parola, Signore, ti ringraziamo per la tua parola che edifica la nostra fede, la tua parola crea la fede, la rende perfetta, Signore. E noi ti ringraziamo, Padre, perché da essa attingiamo davvero nuove forze per continuare il nostro cammino cristiano. Ti chiediamo di benedire la nostra nazione, Signore, ti chiediamo di benedire, oh Padre, quanti in questi giorni sono infermi e stanno soffrendo, Signore, ti chiediamo che tu possa in quel loro letto di infermità toccare i loro cuori, Signore, fa che possano rivolgersi a te liberamente. Benedici tutti coloro che si stanno adoperando, Signore, per sostenere questi ammalati. Signore, tutto l'apparato sanitario qui in Italia, Signore, ti preghiamo, Signore, per il nostro governo. Continua, Signore, a portare avanti il tuo popolo, la tua Chiesa, Signore. Fa che nessuno si smarrisca in questo tempo, Signore, ma che forse è tempo di incertezza per il mondo, tempo di incertezza per le nazioni, per i governi, ma tempo invece di grande certezza, tempo di grande sicurezza per la tua Chiesa, per la tua sposa, per i credenti, perché tu sei alle porte, il tuo ritorno è vicino, Signore, e noi ancora di più vogliamo alzare il nostro sguardo verso il cielo, da dove viene, Signore, l'adempimento, il compimento dell'opera di salvezza che tu hai iniziato nelle nostre vite e che terminerà con la glorificazione. Signore, continua a benedire tutto il tuo popolo su tutta la faccia della terra, ogni cosa, in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Amen.
soltanto lui.